il mercato globale dei dolciumi dovrebbe raggiungere 237,4 miliardi di dollari entro il 2023 Halloween, il giorno più spettrale dell'anno. Non è solo un affare per bambini. Il 31 ottobre ora viene celebrato da Gen Z e Millennial con lo stesso entusiasmo dedicato alle ricorrenze istituzionali di Natale e Pasqua. Un sondaggio commissionato da Chipbank sulle festività del 2017 ha tari rivelato che i millennials spendono fino al doppio rispetto a qualsiasi altra generazione per i preparativi della vigilia del giorno di ogni santi, con oltre un quarto della spesa media di ciascun consumatore destinata esclusivamente ai dolciumi. Il business dei dolci, l'industria di Halloween è in pieno boom. Prova ne sono anche i social media. Su Pinterest, per esempio, nell'ultimo anno si contano oltre 95 milioni di ricerche relative a Halloween, con un incremento del 51% sullo scorso. Una crescita spaventosa legata al cambiamento demografico che offre ai marchi di dolciumi un'opportunità unica per capitalizzare il periodo dell'anno che precede le festività natalizie. In generale l'intera industria dolciaria globale sta andando forte. Nel 2017 il centro studi Research and Markets ha calcolato che sono stati venduti oltre 14 milioni di chili di caramelle e cioccolatini nel mondo. Sebbene la tendenza verso uno stile alimentare più salutare stia spingendo i produttori a riformulare l'offerta, l'appetito dei consumatori per snack a base di zucchero e cioccolato non mostra segni di rallentamento. Tanto che il mercato globale dei dolciumi dovrebbe raggiungere 237,4 miliardi di dollari entro il 2023 secondo gli analisti di Research and Markets. E non si tratta solo di cioccolato. I dolciumi di zucchero, che a livello globale occupano il secondo posto in termini di quota di mercato, sono diventati immensamente popolari nei mercati chiave per la crescita come la Cina. In tema di Halloween i consumatori americani non hanno rivali. Lo scorso settembre un sondaggio della National Retail Federation, in collaborazione con Prosper Insights e Analytics, ha rilevato che i consumatori negli Stati Uniti spenderanno 9 miliardi di dollari nella stagione 2018, poco meno del record dello scorso anno di 9,1 miliardi. Su 6.961 intervistati il 95% acquisterà caramelle e il 70% le distribuirà, con un fatturato stimato di 2,6 miliardi per l'industria dolciaria. Il ruolo di Amazon: non si può parlare di vendite senza menzionare Amazon. Malgrado le vendite online di caramelle e cioccolatini rappresentino solo una minima parte del mercato, lo scorso anno gli snack zuccherini hanno sbancato sulla piattaforma e-commerce di Bedros. Le vendite di dolciumi di Halloween negli Stati Uniti attraverso la compagnia di Seattle sono cresciute del 46% nell'ottobre 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016. Secondo un'analisi di OnClick Retail riportata dal sito specializzato Confectionery News, Amazon avrebbe incassato oltre 13 milioni di dollari dalla vendita di caramelle solo nel mese di ottobre 2017, un bel salto rispetto agli 8,5 milioni del 2016. Il prodotto più venduto è stato un mix di dolciumi in tema Halloween da 400 pezzi del produttore Mars Inc. L'ex top seller, Hershey, il più grande produttore di cioccolato del Nord America, si è dovuto accontentare solo del quinto posto per volume di vendita. Le aziende dolciarie sanno bene come sfruttare l'eccitazione generata da Halloween. Il 31 ottobre, insieme a Natale e Pasqua, è uno dei periodi chiave dell'anno legato al lancio di nuovi prodotti. Nel 2016 la vendita di caramelle in edizione limitata legate alle festività ha generato guadagni extra per oltre 1,5 miliardi di dollari. Euromonitor ha previsto che il fatturato totale di dolciumi stagionali negli Stati Uniti raggiungerà i 3,06 miliardi di dollari quest'anno, con un aumento del 3,3% sul 2017. Tra le novità blockbuster di Halloween 2018, sugli scaffali già da fine agosto ci sono barrette fluorescenti, mini cioccolatini avvolti in confezioni spettrali, caramelle gommose al gusto Mars e dolcetti ripieni alla crema di zucca. Lotta allo zucchero. Un rapporto Nielsen pubblicato nel 2015 mostra che i consumatori chiedono opzioni più salutari dai produttori di alimenti, aziende dolciarie incluse. Ed è proprio sul terreno della guerra allo zucchero che si gioca la partita dell'innovazione al settore. Le più grandi aziende produttrici stanno investendo milioni in prodotti innovativi per rispondere alle nuove esigenze di mercato. Pochi mesi fa Nestlé ha lanciato nel Regno Unito la sua nuova Milky Bar Ausone. Una barretta di cioccolato senza dolcificanti artificiali, conservanti, coloranti o aromi, con il 30% di zucchero in meno rispetto ad altri prodotti di cioccolato presenti nel suo portafoglio. Lo scorso marzo, in occasione dell'annuncio ufficiale del lancio della nuova barretta, le azioni di Big Food sono aumentate dell'1,4%. In collaborazione con Partnership for a Healthier America, Mars ha pianificato di investire 200 milioni di dollari per aumentare gli standard nel...
We'll be right back.